immersa nell'infinita varietà della Planargia, in un piccolo lembo di terra, situata nella parte nord-occidentale della splendida Sardegna, sorge Montresta. Villa San Cristoforo è il nome con cui fu edificata agli inizi del Settecento, in quanto le prime abitazioni si dislocarono intorno a un'antica chiesa dedicata al santo. Ancora oggi visibile, la piccola architettura presenta una struttura semplice nella sua forma a capanna, dalle linee sobrie e risaltate dalla pietra rossa, in cui gli elementi di decoro sono rappresentati dalle due lesene laterali e dalla bellissima scalinata attraverso cui si accede. Il borgo nasce adagiato lungo il pendio, circondato da boschi. Le sue abitazioni appaiono aggrappate alla terra matrice, regina sovrana, a cui la cittadina è legata. Correndo le stradine si incrociano angoli suggestivi, in cui la semplicità della pietra crea visuali affascinanti. Splendidi murales arricchiscono la bellezza della cittadina e accolgono il visitatore. L'antica arte con cui si lavoravano a mano meravigliosi cestini con giunco e asfodelo è celebrata attraverso un imponente murales posto all'ingresso della città. La cultura e la tradizione, mescolandosi insieme, rivivono all'interno della meravigliosa arte culinaria, grande vanto del piccolo borgo sardo. Thank you.
Attento, veloce e preciso è il lavoro del panettiere, che con grande maestria prepara il tipico bistoccu di Montresta, il pane biscottato per eccellenza. Il bistoccu di Montresta è un pane biscottato fragrante, speciale con tutto, a lunghissima conservazione e senza conservanti. Vivere Montresta significa anche gustare i sapori che solo questa magica terra riesce a regalare. Sos pipiriolos sono la punta di diamante dell'arte culinaria di questo incredibile borgo. Sos pipiriolos sono una tipica pasta montrestina. Sos pipiriolos si può tradurre letteralmente con gli zufoli. È trafilata al bronzo con una macchina rudimentale che ne produce 4 per volta. È la pasta delle feste, delle occasioni importanti. Molto porosa, assorbe il sugo di agnello o cinghiale, sublime con una spolverata di formaggio pecorino o caprino.
La tradizione e il passato aleggiano nel piccolo comune, nei volti della gente raffigurata sulle pareti dipinte. Una coppia di anziani in tipico abito sardo si affaccia incuriosita dal balcone della propria casa, mentre un uomo si gusta del buon vino adagiato sulla roccia. Il duro lavoro nei campi, la fatica e il sudore sembrano trapelare dalla fronte del mietitore, fatto in realtà di terra e colore. In questo luogo incantevole, le vie raccontano la storia della gente che nei tempi l'ha abitata. Le pareti, le piazze, sono la tela su cui raffigurare momenti di vita e lavoro, libri di storie comuni e celebrazione di figure importanti. Una dedica speciale è rivolta a Sas Feminas Sardas, attraverso uno splendido murales che, mediante le figure di Grazia Deledda e Maria Carta, due donne che hanno dato lustro all'isola sarda, celebrano l'intera popolazione femminile sarda. Il suono della fisarmonica sembra riecheggiare nell'aria, mentre le rosse vesti delle donne prendono vita all'aleggiare del vento. La finzione si mescola alla realtà e per magia lo splendido paesaggio alle loro spalle si trasforma negli spazi infiniti dei campi dorati e dei boschi verdeggianti. Una lunga scalinata conduce davanti alla nuova parrocchia di San Cristoforo, costruita negli anni 60 sulle rovine di un edificio medievale. Il rosso della pietra con cui è realizzata sottolinea ed evidenzia i colori del bellissimo affresco raffigurante il Cristo risorto, mentre l'ombra di alberi ci accompagna lungo la scalinata che si apre davanti alla facciata.
Montresta è abbracciata da un territorio variegato e interessante, in cui ondulate colline di grano selvatico si alternano a boschi di sughera e macchia mediterranea. Un territorio aspro, in cui infinite tonalità di verde esplodono nel colore giallo delle ginestre, nel bianco e rosa dei cisti e della sfodelo. Lo sguardo in questi luoghi si perde nelle meravigliose distese e nell'infinito azzurro del cielo, dove non è raro incrociare il volo del grifone. Padrone dei cieli e simbolo della Planargia, il possente rapace sovrasta la magnifica terra. E a protezione della cittadina, il magnifico volatile è posto lungo la via Roma. In questi luoghi permangono le tracce degli antichi popoli che vi si stanziarono in tempi antichissimi, forse per la bellezza dei suoi paesaggi, forse per la protezione che la madre terra forniva in modo naturale, o forse semplicemente perché attratti da questa terra dal fascino inconsueto e intrigante. Sulla cima di una collina si intravede un intrigo di pietre, semplice roccia modellata in tempi lontani da popolazioni, e Saturre o Nuraghe Turre, unico monumento punico del territorio. La torre rappresenta una fortezza cartaginese di forma quadrangolare, alla cui base sono visibili tracce di muratura che completavano la struttura difensiva. Costoni di roccia modellati dal vento predominano il paesaggio, riducendo ogni distanza tra terra e cielo, rendendo tutto unico nel senso più ampio. Mentre la cittadina, tranquillamente adagiata sul declivio, sorprende per i suoi affascinanti percorsi. I monumenti più antichi di Montresta vanno fatti risalire al Neolitico recente, dove spiccano per la loro suggestiva bellezza i menhir del territorio. Nella località Tamburi, posto al centro di un recinto circolare, possiamo notare un monolite in trachite rossa locale, di tipo falliforme, a sezione circolare, contrassegnata da una marcata scanalatura anulare che si sviluppa a una ventina di centimetri dal vertice. Sicuramente dedicato a un rito della fertilità, il possente monolite termina con un basamento quadrangolare.
Appollaiate su una sorta di sperone che incombe sulla bella vallata, circondata da un paesaggio dalla scontrosa dolcezza, fertile terra e importante punto di ristoro per gli animali che lì vi pascolano, troviamo le Domus de Janas. Tra questi importanti elementi architettonici, da ammirare sono le Domus de Janas di Sos Aspros e Pedra Modde. Pedra Modde è posta su di un balcone roccioso di trachite, dall'aspetto sobrio e semplice. Caratterizzata da una particolare colorazione monocromatica rossa, l'antica struttura si presenta con un ingresso orientato ad est. Percorrendo gli affascinanti sentieri che si snodano all'interno della strabiliante natura, tra i folti rami che piano filtrano il caldo sole, possiamo ammirare il dolce scrosciare del vicino fiume che preannuncia la vivacità di una natura selvaggia, dove non di rado capita di vedere volpi, cinghiali, donnole e uccelli rapaci diurni e notturni. La ricca fauna che popola l'intero territorio di Montresta viene mostrato all'interno del bellissimo Museo Naturalistico del Grifone. Nelle sale di questo museo si possono ammirare le tante varietà animali che popolano il territorio. Ricca è soprattutto la sezione dedicata alla avifauna. Montresta è da sempre legata alla cultura e con essa cerca di crescere di anno in anno grazie anche a un festival di notevole importanza sul territorio e di respiro internazionale. L'Isola del Teatro. Io riuscivo a sentire il suo odore da una parte all'altra della casa. L'Isola del Teatro è una scuola estiva di specializzazione nelle arti sceniche, a partire dal teatro e dalle sue interazioni con le altre arti e la quotidianità di ciascuno. È un festival di incontri tra generi, autori, linguaggi, interpreti, epoche e culture. Un affresco ricco di emozioni che scorrono tempi e luoghi diversi, tracciando indissolubili percorsi e da cui reiniziare un continuo arrivare e partire dove grande protagonista è sempre Montresta e la sua gente. Dovunque fossi, quell'odore mi raggiungeva e mi colpiva come un sasso qui. Sul muso si frantumava, mi entrava nelle narici e si diffondeva in tutto il corpo. Montresta è il luogo in cui godere di un paesaggio straordinario, dove la natura selvaggia si modella in forme infinite, in cui la storia ha lasciato moltissime testimonianze, in cui il paese si tramuta in un libro di racconti che sta a noi scoprire.